Buonasera. Sto per arrivare. Buenas tardes. Tanto non si è sentito. Eccoci. Vabbè. Vabbè. Buonasera. No. Poppy, se si Poppy. Gliela mandi? Ciao Matt! Ciao Matt! No, è un piano serio questo. Buonasera! Ciao Amio! Amio! No, l'abbiamo finito ieri sera, Man of Medan. No, ieri pomeriggio, non ieri sera. È durato solamente due puntate. Mi aspettavo ne durasse almeno tre. Invece in due... Però ieri è stato veramente particolare. Voi vi siete assentati, ma a un certo punto... Hai sentito quello che è successo? Allora lo dico a Matt. Alla fine, sai che è successo, Matt? È successo che Fliss, che era la capitana... A un certo punto è rimasta, gli si è chiusa una porta dietro, che è una cosa che doveva accadere, e poi non si è mai più vista, e il gioco l'ha data per morta, non so perché, a caso. E poi ho fatto un finale che non avevo mai visto in vita mia, mai. Una roba completamente nuova che credo abbia portato il gioco a finire prima del previsto, non ho idea, però credo fosse la fine buona, più o meno. A parte il fatto che sono morte sia Giulia che Fliss, che non è morta in realtà. Però vabbè. Una roba folle. Perché oggi non... Twitch rompe peggio del solito? Ah, vabbè, non posso più toccare. Ah, ma io devo cambiare la schermata. Holy crap. E quindi... E quindi niente, quindi è finito. E quindi oggi si va di Man of Medan. Sì, buonanotte. Si va di Devil Within. Ho sbagliato. Sì, esatto. Esatto, Matt. Non oggi. Oggi iniziamo una nuova serie su Devil Within. Ma prossimamente arriverà anche il seguito, il buon Little Hope.
E quindi ne approfitto e vi do il benvenuti. Benvenuti? Vi do il benvenuti. Ma io dove sono? Eccomi. Al primo episodio di The Evil Within. Allora, The Evil Within, mi ricordo quando uscì, ero impazzito. Ah, mo parliamo anche un attimo di Ragnarok a proposito. Mi ricordo ero impazzito quando uscì perché ho detto, cazzo che gioco fichissimo, fichissimo. Ed è stato un gioco fichissimo. Dopodiché, qualche anno dopo l'uscita, l'ho trovato in offerta su PC, ho comprato la versione scatolata, l'ho installato su Steam e ci ho giocato un qualcosa come quei 14 minuti, dopodiché l'ho disinstallato perché mi girava malissimo all'epoca. E adesso vi faccio vedere il quando è stato, perché se vado su carica gioco sicuramente c'è ancora quel salvataggio. Matt è scontento perché ci volti le spalle e ha ragione. È insoddisfatto da questa cosa. Per quanto riguarda God of War, allora, oggi a proposito l'ho ufficialmente completato. Non al 100%, però ho fatto tutto quello che più o meno si poteva fare a livello di missioni. A parte quelle su Muspelheim che fanno vomitare. E quindi finalmente sono potuto passare a Tales of Arise ed è molto figo. L'ho anche messo in giapponese, pensa un po' come sono messo. È gravissima questa cosa. In inglese è inascoltabile. L'ho messo in giapponese, ho detto ma molto figo, sembra un anime, è fatto molto bene, mi piace molto. No, io le odio, mette quelle sfide lì. Mi stanno troppo sulle balle. A me le sfide a tempo nei videogiochi fanno sempre schifo. Cioè, perché me le devi mettere? Le odio. Ma non me le mettere poi come missioni secondarie. Mettile nelle prove, così io posso completare tutte le secondarie e non perdo tempo con quelle. Beh, sono le cose, no? Le sfide quelle là nell'arena. Quelle a tempo, nel senso che devi mantenere costante la popolazione dei nemici e devi mantenerla costante e poi fino... Se si aumenta è un tempo limite che per farla tornare al numero esatto. Spiegato malissimo. Ah vabbè, questo effettivamente è un ottimo metodo per levarsele dalle balle, ma mi rifiuto di farle. Mi rifiuto categoricamente. Aperto, guarda che madonna. Però è stato veramente un'esperienza bellissima. Tra l'altro ci ho messo più di 60 ore per finirlo per bene. No, se la Valchiria è lì non la faccio. Me ne sbatto le balle. Sigrun resterà in vita. Un piccolo pezzettino di scotch. Roberto, basta. Basta. Lo so, Matt, però tu sei obbligato dal dover platinare il gioco. Dal dovere morale. E morale non solo. Io mi sono sentito soddisfatto e l'ho messo via. Sono così stanca, andrei a dormire in questo momento. Ho fatto un sacco di cose, raga. Questa è colpa tua, Matt. Colpa di Matt che ho fatto un sacco di cose. No, è colpa tua che va presso i platini. Come Andy. Ma hai sbloccato questa lore? Eh beh, è veramente così. Però se ci fai caso, c'è una grande analogia tra i due. Matt ti sta insultando. Incazzati come una bestia. Matt, quanti platini hai per sapere? No, giusto per sapere. Non so, forse te l'ho anche già chiesto in passato, ma non me lo ricordo. Matt, incazzati, dammi retta. No, ma perché? Sì, perché ma come... No, in totale. Ah, su tutti i profili. Aspetta, quanti profili hai? Vabbè, in realtà conta uguale. Su tutti i profili, quanti ne hai? Come ti permette di una cosa del genere? 8. Sei un campione, Matt. Sei come noi, via. 8 platini o 8 profili? 8 profili sarebbe... 8 profili. Oh no! Sarebbe assurdo. Quanti platini hai in totale? 8 profili, Matt. Vabbè, saranno affari suoi. Magari li usa per fare cose illecite. Oh, vabbè, solo se è possibile dirlo.
morirò. Dice mia. Oltre i 100. Sono proprio uguali. Sì, sì, ne ho preso un sacco di cose così. La Martina sta sfrugugliando nella busta delle meraviglie, che è una busta piena di dolcetti. Marshmallow ovunque. Caramelle, dolci vari, è una, c'è un comunque, botto di roba. Devi delle spiegazioni a Matt. Di cosa? Dato che lo hai paragonato. Dato che lo hai paragonato. No, assolutamente, non voglio parlarne. Voglio parlarne. Va bene, dai, dedichiamoci al gioco adesso. Stai facendo, sì, un casino nel microfono che non hai idea. Ho finito. Dedichiamoci al gioco. Ho fatto la mia scelta, posso aprirli? Aprili. Dai, Chiara. Non proprio positivo in realtà, però ci sono tante analogie tra te e quell'utente del passato famoso. Ma tu sei la versione famoso. Buona. Esatto. Diciamola questa cosa, che è importante comunque. Matt sta scherzando, spero. Cioè, io guarda, non ci penso nemmeno a paragonarti. Non voglio proprio. Il problema, Matt, lo sai qual è? È che era simpatico pure lui, lo è stato per tipo 3 anni. Ma era interista, quindi. Vero. Salvando il buon Raff, che è la nostra vera, vero, eccezione. Ma lo è stato per 3 anni e poi è impazzito da un momento all'altro. Quindi, Matt, sei sempre in tempo, eh? Ha voglia ancora quanto manca. A voglia. In realtà è partito da quando sono arrivato io, più o meno. Sì, no, dai, un po' dopo. Un po' dopo. Guardate, ultimo salvataggio 1 agosto 2016. Chi è più simpatico? Quindi nel 2016 io l'avevo riacquistato. Quando è uscito? Nel 2014, quindi mi sa. Io mi ricordo che è uno dei primi giochi che ti ho visto giocare. Quindi sì, 2014. Hai visto giocare tu? Non mi ricordo. No, però non mi ricordo se ti ho proprio visto giocare, ma comunque sapevo che ci giocavi. Va bene. Si parte. No, ma cioè, tu sei campione. Nuova partita, dai. Tanto. Regola la luminosità. Questo gioco è meraviglioso. Ma c'erano solo 2 difficoltà. Durante la partita il livello di difficoltà può essere solo diminuito. Abbassando il livello di difficoltà dovrai ricominciare il capitolo. Puoi modificare la difficoltà nel menu opzioni. No, io farei... Che buoni marshmallow, raga. Allora, c'è da dire una cosa importante. Io sono sia debole che timoroso. Proprio questa è la mia descrizione perfetta. Mi fitta tantissimo, no? Come si suol dire. Mira automatica, sempre abilitate un numero leggermente maggiore di munizioni. Però è greve così. Io metterò in esperto. Ce lo sei già giocato, normale. Che è per la live. Vabbè. Mi hai convinto. Questo gioco è meraviglioso, l'ho già detto? Lo ridico. Questo gioco è meraviglioso. Io pensavo fosse tutta farina del sacco del mio ex, invece eri tu. Again and again. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problems with Chimano's son of Ma noi eravamo Castellanos. Is there any... Ma nel 2 eravamo cosa, Joseph? Ma sempre Castellanos. God damn, Jesus! Cosa è successo? Solo nel 3. Avevo... non lo so. Junior Detective Kid. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there.
sequel. Te lo aspettavamo. Te lo conosci questo gioco? Comunque, hai visto la cosa che ha scritto Matt della grafica? No. Che è migliorata un sacco in meno di 10 anni. E comunque è di tutto rispetto per essere il 2014. Contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Mai sentito allora? Mai sentito Greg? Allora ti piacerà un sacco, Matt. Questo gioco ha una storia incredibile. Bellissimo. Veramente meraviglioso. Capitolo 1. Chiamata d'emergenza. Allora, c'è da dire che una cosa che mi è sempre stata sul cazzo... Le bande? Ma sì, ma è insopportabile. È ancora peggio che di quello che mi ricordavo. Sì. Come mai sono così grosse? C'è un modo per toglierle? O per diminuirle, quantomeno? Cosa sono le regolazioni? No, che cazzo. Così. Che risolvi, però? È che... Dovrei avere... Non lo so. È solo il field of view, no? Non so bene cosa ho fatto, in effetti. Il field of view. Dici? Lo rimetto a 50, allora. No, che sto a fare? Sai questa cosa? Non era questa. Vuole diminuire le bande superiore e inferiore. Ripristina. No, no, non tutto. No, 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 no. Ok. E niente, ce lo teniamo così. L'altro, no, Matt. No, Matt. Hai detto. Il follow immediato. Va bene, dai, iniziamo. Quindi... incipit del gioco: siamo un detective, ci hanno chiamati per investigare in questo ospedale in cui c'è stato il panico. Sostanzialmente dobbiamo capire perché, chi è stato e cosa è successo. E quindi andiamo. Cazzo, sono buoni. Ma io ho un problema. Mi sta dando super fastidio. Ma come ti permetti? Mi sta dando super fastidio questa cosa. Ovviamente è veramente ristretto. Non ho mai capito perché i personaggi del comandi stanno sempre leggermente spostati sulla sinistra. Questa è una cosa che mi sta rompendo il cazzo, effettivamente. A me non dispiace, sai. Che mi dà più visuale sul mezzo. Allora... anzi, lui è fin troppo al centro. No, per esatto, mi devi ascoltare. O il componente laterale o dritto. È dritto o giustissimo? Vado. È veramente importante sta barra comunque. Madonna del Carmelo. Smells like blood. All right. Stay sharp. Sono una petizione su Change. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Bello sì. Odore ferroso. Beh, in effetti il sangue non ha odore. Sì, puzza, raga. Puzza il sangue. Di che? Di ferro. Fondamentalmente di ferro. Però c'ha un odore particolare il sangue. Poi se è così tanto, raga, fidatevi che puzza. Secondo te è morto? Ne uno vivo lì. Andiamo a vedere. Ehi. Per ora ti basta come risposta. Beh, mica tanto. C'è un problema qui dentro. Ah, io molte cose non me le ricordo fortunatamente, perché sono passati... Anche io molto non mi ricordo, sai. Ma che cazzo sono passati? 8 anni, più di 8 anni. No, quasi 8, quasi 9 anni. È bello perché non mi ricordo nemmeno il 2. Arrivo, Joseph, un attimo. Sto dando un'occhiata. A me piace il sangue. Sono appassionato. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something.
quali sono i suoi hobby? Sangue. Io sanguino dal naso come hobby. Mi piace molto le pistassi, la pratico da quando sono piccolo. Campione nazionale. Castigliano. Vediamo che è successo. Ah, questa è indirettissima. What the hell? Blop, blop. Yes. Bello. Non è male, Ciao Topino. Sempre i topini ci sono. Siamo appesi agli incontri. Però al contrario, peggio ancora. La mia mamma sarebbe fiera di me. Sono diventato quello che ho sempre sognato. Un insaccato. Profitto. Il coltello? Possiamo prenderlo, no? Beh, il coltello che aspetta, succede? Aspetta. Grammi scotto, esatto. Che lui è molto cattivo, sai. C'è di meglio. Ah sì. Poi è lontano però. Yes. È abbastanza fatico. Perché siamo very injured. Botta la schiena che ho preso. L'ultimo dei due problemi. Insomma, mica tanto. Se mi rompo la schiena è finita. Vabbè, sembra una buona idea. Chiedo informazioni, accovacciati. Ma devo tenere premuto, no? Che merda. Ma perché? Ma che scelta? Secondo me è una buona idea. Te ne è premuto? Sì. L'odio. Ma perché dovrebbe essere una buona idea? Non so, però è una... Scusa? Non è una buona idea. Chiavi. Mazzo di chiavi trovato nel seminterrato dell'ospedale psichiatrico. Venivano utilizzate prima che l'ospedale si dotasse di moderni sistemi di sicurezza. Non ci ha uccisi, quindi il tipo con i poteri vuole qualcosa da noi. Quei tempi remoti in cui si utilizzavano ancora le chiavi, mica come oggi che non si utilizzano più. Tanto così datato. Bel culo secondo me da me. Via. Agente. Boomers. Cazzo era? Mi raccomando, fai con calma che stiano. Esatto. Fare rumore più che altro. Ma lui è ancora lì? Non sono cose che ti riguardano. Vorrei averlo un grammofono così, sai? Mm. C'è una motosega? Tante motoseghe. Ti farebbero comodo. Paura, già mi sono cagata sotto, incredibile. Sono saltata proprio. Shit. Tappa Castillano. Accivippo Castillano.
l'ansia. Oh no, non è così coglione. Situazione tragica. Tragicomica. Ah no, vi ho detto che questo gioco è pieno di sangue. È pieno di sangue, ma è sviluppato da il papà di Resident Evil. Che un giorno ha detto: sai che c'è Capcom? Me vado. Beh, e ha creato il suo studio di sviluppo. Sì. Credo possa essere definito mattatoio. Nella descrizione c'è scritto che eravamo nei sotterranei dell'ospedale. No, non Kojima. No. Cosa? No. Sì, vediamo se lo sai. Viene proprio, non mi vengono manco le iniziali. Shinji Mikami. Mi sarei potuto dare io. Veniva proprio. Tsubushi. Kobayashi. Mitsurugi. E mo se famo un pezzettino così, quello che zoppica come un pazzo. Cazzo Bussi molto bello. Mi sei maleducato. Esatto. Per me è tuttora una scelta di merda quella di mettere le barre, perché sarebbe stato ancora più bello se fosse stato tutto a tutto schermo. Veramente una soluzione. Sì, sì, di... sì, per questo sono d'accordo. Lo sai perché lo hanno fatto su console? Perché questo nasce su console. Probabilmente è una questione di risoluzione. Esatto. Per far pesare meno il tutto. Hai trovato qualcosa tra carocci? Allora. Cioè, quello. Sicuramente quello russo e quello giapponese molto interessanti. Poi. Non ho approfondito, devo dirti. Però quelli là mi interessano parecchio. Sono veramente belli. Però, cioè, mi interessa proprio. È interessante in generale la collezione. Cioè, lo scopo della collezione, ovvero di approfondire appunto questa questione delle storie del passato. Mi piacerebbe, sai che cosa? Prendere proprio una collezione che si concentri più che altro sui miti, sulle letterature, quelle proprio antiche, e sulle creature, queste cose qua, sarebbe meraviglioso. Martina piacciono molto le creature. Sì. I miei cocchiature bis. A me piacciono, mi piacciono un sacco in generale. Le creature. Non parte le creature, i miti che riguardano appunto le creature mitologiche. Quello che... Le creature. È tipo bestiali, roba del genere, però roba vera, cioè capito? Roba che comunque è stata, tra virgolettissime, esatto. Le creature. Documentata. Cioè nel senso che a un certo punto uno si è messo a scrivere le creature demoniache del Giappone. A me piacciono quei tipi di libri, capito? Non so cose vere però. Sono parte del folklore. Sono cose vere, esatto. Fondamentalmente sì, folklore e mitologia. Dovresti giocare a The Switcher. Mi piacciono un sacco quelle cose. E infatti da quel punto di vista ho apprezzato un sacco coso. Quello che diciamo, tra 10 anni uscirà forse Dragon's Dogma. Perché c'aveva tutta la serie di bestie, no? Ti piacerebbe tantissimo The Witcher allora. Vabbè. Vecchia nota dalle fogne. Oltre la porta chiusa, in fondo alle fogne, c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci ad attraversarlo, troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare, l'unica a sopravvivere. The World and the Beast. R. Un nome ci hanno detto e questo inizia per R. Coincidenze? Io non credo. Rarruvik? Come mai ci dà delle... L'indication. Les info, come dicono i francesi. Les info. Les enfants terribles. Così un po'. E quindi niente, mi piacerebbe. Cioè, più che roba.
Non medievale, però in generale di quel tempo mi piacerebbe roba ancora più antica. A Martina piacciono le creature. Basta questa storia. Le creature? Le creature. Oh no. Non intendevo questo. C'era un lucchetto dietro, eh? Che senso? L'hai visto? Non l'hai visto? C'era un lucchettone dietro. Un lucchettone sulla porta? Va bene, non c'ho niente per aprirlo. Quello pensa le creature. Allora, cioè, ora metto, condividerò con te una delle mie super manie. Le creature. È su una creatura. Ma va. Io non riesco, proprio zero, a farmi una ragione sul fatto... No. Assolutamente. A farmi una ragione del fatto che i draghi non siano mai esistiti. Secondo me devono essere per forza esistiti, perché non è possibile che in tutte le varie e assolutamente fuori da ogni tipo di comunicazione, culture del mondo abbiano sviluppato un'idea di drago. È impossibile che tutti insieme questi telepaticamente si sono messi d'accordo. Biologicamente non esistono creature non che abbiano 6 arti. Non me ne frega niente, siamo noi a non sapere che sono esistiti. Ma non esistono sono in natura. Sono 100% sono esistiti, per forza. Per forza, perché non è possibile che tutte le culture nel mondo si mettono d'accordo che esiste sta cosa che si chiama drago e non è mai esistita. Non è possibile, capisci? Non è possibile, i draghi devono essere per forza esistiti a un certo punto della storia. E invece no. Non è vero, non lo sappiamo semplicemente, ma sono per forza esistiti. Cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice, ah, drago, e un altro dall'altra parte del mondo. È bravo. Raga, per forza, non mi prendete in giro. Questa è stata una bella cosa però. Sì, per forza devono essere esistiti a un certo punto. Cioè, un cinese si sveglia la mattina e dice, ah, esiste il drago. E un europeo si sveglia la mattina e dice, sì, esiste il drago pure per me, ma quelli non si sono mai parlati. Eppure questo è sempre un drago. Cioè, capito? È una cosa talmente espansa a livello culturale e talmente riportata in tutte... Ma per forza, no, raga, vi prego. Cioè, io Martina sono... destroyed. Io sono super convinta. Ma archetipo, ok... Ci sta, però da qualcosa l'archetipo deriva. Devono essere per forza esistite delle creature simili ai draghi. Per forza, 100%. Cioè, non è che uno si sveglia la mattina e dice, no, il drago lo invento. Per me c'ha le zampe, per me è lungo, per me... Non è possibile, no? Forse sì. È così, per forza. Forse sì. 100%. È come... Quando in varie parti del mondo c'è una persona, anzi più persone che hanno la stessa idea, ma in luoghi diversi, magari in momenti simili nel tempo. In tutte le culture del mondo ci hanno avuto tutti questa brillante idea, inventa il drago. Le situazioni ed emozioni simili nascono concezioni simili. Ma erano talmente differenti le culture a quel tempo, non c'erano comunicazioni, non c'era niente, non c'erano, come si dice, influenze di nessun tipo. Ah, i draghi esistono. Non mi potrete mai convincere del contrario. Cioè, drago, tutti si sono svegliati e hanno detto questo è un drago. Sì. Non è possibile, no? Quindi i draghi sono esistiti. 100-100, questa è la chiusa. La prova scientifica. Invenzione della ruota. No, non ci sto, ragazzi. Non ci sto. Un conto è una ruota, la vedi, strumento. È una ruota. Ok. Cioè, prima o poi ci arrivi che è una ruota. È una cosa materiale. Quindi anche il drago è una cosa materiale. Ah, ok, mi state dando ragione. Beh, gli è venuto il Parkinson nel frattempo a lui. Guarda come trema. Non gliela fa più. Tra l'altro lui sta morendo dissanguato. Sanguinato. Sta morendo. E mi vuoi convincere che i draghi non esistono. Leggiamo questo documento. Nota dal locale caldaie. Ore 13. Inizio test del sistema STEM. Roba importante. Ore 13:15. Funziona! Confermata la sincronizzazione delle onde cerebrali con perdite minime. L'esperimento procede. Raccolta dei dati in corso. Ore 13:30. Anomalia che non coinvolge il soggetto. La persona che annota i dati afferma di sentirsi male e poi entra in coma per ragioni sconosciute. Il dottore ordina di spegnere lo STEM.
ore 13:45. Il personale lamenta nausea e i presenti perdono conoscenza uno dopo l'altro. Chi è ancora in sé prova a fuggire dall'ospedale, ma per qualche misteriosa ragione non ci riesce. Lo stem dovrebbe essere spento, ma le onde cerebrali del soggetto sono ancora sincronizzate con quelle della fonte. Vabbè, ci sta. Ore 14. Lui. Quell'uomo è apparso. Piegone? Già. Se non sai determinate cose non capisci ancora. È giusto che sia così. Però è molto chiaro. Cioè, nel senso, non so se è una questione del fatto che... Ma perché tu già sai. Bene o male, esatto. Però questo è molto chiaro, eh. Lasciamo tempo al tempo. No, non mi convincerete mai del contrario. Potete fare tutti i sondaggi che volete. Situazione spinosa. Spinosa, il filosofo. Spinosa. Oh no. Grazie, grazie Matt, ma non mi convincerete mai del contrario. Spinoza era quello delle monadi. Le monadi? Si chiamavano monadi. Lo ti fa cercare? Sì, cercalo, non mi va di... Cioè, non è che non mi va, non mi ricordo. Grazie Matt, lo apprezzo molto. Oh, porca puttana. Sta arrivando più incazzato che mai. Ah no, era Leibniz quello dei monadi. Comunque io dovrei pensare che Leibniz aveva capito come funzionano gli atomi molto prima di capire. Non sono solo una costante, questo gioco è bello perché all'inizio ti perculò un pochino in questo modo, no? Cioè ti fa nascondere nell'armadietto, adesso c'è la fase col mostro pisello. Sta un cazzo. Ma non è così il gioco, esatto. Non c'è niente. Nato prima l'atomo, l'atomo chiaramente. Prendo prima il drago o la gallina. Per aggregarsi in forma di drago. Come è realmente successo nella storia del mondo. Mai viva, cazzo. Mai viva. Icona di consapevolezza del nemico. Prossimità. Un nemico è vicino a te, consapevolezza. Un nemico ti ha individuato. Quando un nemico è vicino a te, appare l'icona di prossimità. Quando invece ti individua, appare l'icona di consapevolezza. Stiamo pisciando sotto. È importantissimo. La cosa dei draghi è importante. Il dragone non è un grosso drago, ma una delle particelle che costituiscono l'atomo di drago. Il dragone. Bellissimo. Sono molto triste che non prendiate sul serio la mia tesi. Faccio ma tu non hai mai letto la mia tesi, maledetta. Neanche tu hai mai letto la mia. No. Non completa. Le mie prove ve le ho già presentate. Guarda come gira quella motosega. Sta incazzato e via. Bravo. Per me comunque la questione del fatto che non è biologicamente possibile me la sbatto in fronte. Cioè nel senso, per me è completamente inutile. Ma cosa ne sai? Noi siamo esseri limitati. A me questa cosa che pensiamo di sapere tutto e di conoscere tutto in generale mi sta proprio sul cazzo. No, è il risultato delle ricerche a partire sono da... Sono sbagliate le ricerche, ti rendi conto? Cioè, ti rendi conto che è sbagliato? Io sono triste. Sono anche lui crede ai draghi ed è arrabbiato con noi. Va bene, mangiali tutti. Sbudellali con la tua motosega. Dove cazzo sono i draghi? Comunque, sono proprio arrabbiato. Io sono lui in questo momento. È la motosega della verità. Lui con quella motosega sparge verità ovunque. Sono veramente... Pensavo di trovare un sostenitore dei draghi con
Aspetta, sento qualcosa. Deve mi essere un drago. Perso. Legato. E basta. E non deve. Sa che ho aspettato troppo. Sono quello. Qua, molti. Adesso sono quelli. E ti insegna che i draghi esistono. Con le buone o con le cattive? Ho preso una bottiglia, non so che devo farci. Non credo, non sarebbe. Ecco, ora si sì. Ah, carmelo! Che dolore! Come si corre? Mi sa che sono morto. I draghi esistono! Si arrabbia. Per un coglione, qua. Lo facciamo i sandettini, poi non lo facciamo. Sono vivo? Lo salvo? Spargiato draghi. Ma non importa degli universi no. Paralleli. Secondo me sono esistiti e basta. Non era molto sicuro quello. No, sono molto sicura di quello che dico. Vorrei che qualcuno appoggiasse questa mia tesi. Esatto. Una falsa sei. Molto falsa. Così. Che ci hai aperto la porta? Facciamo fare a me. Vorrei. Mi correggo. Vorrei che qualcuno di competente. Vabbè. Non si parla durante i filmati. Vorrei che qualcuno di competente potesse avvalorare la mia tesi. Io sono competente e ti assicuro che è impossibile. No, tu sei incompetente su tutto. Non sai nulla. Via, basta. Finiscila questa storia. Sono competente. In che cosa? Non è che hai studiato le bestie tu. Sei zoologo, io non lo sapevamo. Sono un etologo. Io le cose. No. Che cercava le sigarette? Esatto. Questa sei idea. Sono io. Le sigarette. Mi arrabbio. Bethesda Softworks presents. Non mi ricordavo mica. Bethesda. Non mi ricordavo. Cosa fa la prima? Noi ci godiamo la sigla che è bellissima. Ti è piaciuto il prologo, Matt? Hai visto come è affilato tutto liscio? Come non te le pieni? Mi piacciono un sacco queste cose quando ci sono le sigle. Poi alla fine il gioco è tutto intero, non è diviso a puntate, però è molto molto figo. La scena Shinji Mikami, eccolo qua, di Director. Un po' too much, un po' troppo? Va bene. Beh, no, in effetti... Allora, ci sono delle parti un po' forti, eh. Però sono sparse qua e là. Diciamo, non è ingestibile. Devo bere. Bevuto. Tanto siamo guariti. Eccomi qui. La nostra ferita gravissima alla gamba. Infetta con una motosega. È uscito Forspoken, sì. E ho visto che non è andato benissimo a livello di critica. Beh, ma non si sapeva, no? Cioè, nel senso, sì, già c'erano dei dubbi forti sulla... Perché mi ricordo che c'era già la questione del fatto... Sembra incredibile, madonna, bellissimo. Poi è uscito tipo un update ed era un po' più una merda. E la gente ha detto... No, era uscita la demo. Sta cosa. È uscita la demo. La demo era... Non ha fatto impazzire le persone. Infatti si sta aprendo. Che paura. Si apre e si chiude. E solo per PS5? Non ho idea. Non lo so neanche io. Non ne ho veramente idea. Sinceramente. Ascensore guaritore. Ehi, sì, guarda che scattista, che 100.000 dovremmo implementarlo, Madonna e Carmelo, nella medicina moderna. Ascensore che cura. Parti a fare un giretto i cosi. Questo dimostra che siete degli ignoranti. Siete mai stati in un ospedale? Che cazzo, guarda. Siete mai stati in un ospedale?
Guarda, ci sono stata oggi. Siete mai ci stati... sono stata oggi. Siete mai stati testimoni dell'inizio di un'operazione chirurgica? Cosa succede prima di un'operazione? Il paziente viene preparato. No, il paziente viene preparato. Mm. Quindi lo vestono, lo mettono sul lettino. E poi col lettino lo portano in sala operatoria. E dove, come lo portano in sala operatoria? Con l'ascensore. Perché l'ascensore è il principio della cura. Capito? Cioè inizia a guarire il suo corpo e poi il resto lo cioè, fanno tu i medici. Pensi che questa cosa sia più credibile del fatto che i draghi esistano? Perché... Questa cioè, è medicina. Quella vabbè, che dici tu è vabbè. Fantascienza. No, certo. Figurati. Poteva essere. Non ho parole. Mi sa di cazzata. No, assolutamente. Oh, sono stato dentro l'ospedale 10 minuti. Panico. Get in! Viene tutto spiegato. È il suo gioco. Nostra amata ambulanza. Io l'ambulanza. Damn it. Are we cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps, we're fine. Ambastiscono così. Fine. We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. 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 Fall! Fall! All'improvviso. Beh. Oggi Twitch è inclemente. Capitolo 1 superato. Abbiamo finito il capitolo 1. Madonna del Carmelo. Salviamo subito la partita. Fa malissimo la spalla. Ah, ma in questo gioco si salvava solo così, no? Alla fine del capitolo? No, il cazzo. No, c'era pure... Ma... Oh no, ci saranno i salvataggi automatici? Alla o fine... ci sono solo i manuali? Secondo me alla fine del capitolo e basta. No, no, c'era anche un altro sistema, dopo lo vedremo. Ah, il problema è che era... macchina da scrivere, di nuovo? Non mi ricordo se era una macchina da scrivere, però c'era... Ah no, c'era qualcosa con la musica forse faceva salvare, vero? Però vediamo.
Però non il vorrei grammofono. Vorrei che ci fosse anche quello automatico, perché se dobbiamo staccare non possiamo aspettare di arrivare fino al punto. Meno principale, no? Capito? Io manco mi ricordavo quello. Il grammofono, mi pare. Sì, comunque è una tragedia dopo l'altra. Ciao Raffone! Ciao Raff! Buenos Aires! Meno male che ci hanno riportato in ospedale. Stavo preoccupando. Mia madre ogni tanto se ne esce con qualche episodio essenziale da vedere di Monk. Vai Raff! Spara! Operano. Va bene. Va bene, Raff. No problema. Così non mi dimentico. Ti segnalo per atti molesti. È arrivato anche a me il messaggio. Hai visto? Visto che essere mostruoso che c'era. Si mette perché è sempre per il profilo hackerato. Dust. È questo. Rinvenuti i cadaveri. Dai, Raff. Lo segnalo proprio. Sì, praticamente gli hanno hackerato il profilo di Instagram e mo ripubblicano un sacco di storie strambe, manda messaggi su... Non ho capito se è un prodotto o qualcosa. Lo segnalo per truffa, vediamo che succede. Cadaveri trovati vicino al lago. La causa del decesso resta sconosciuta. Nel villaggio di Elk River sono stati ritrovati circa 10 cadaveri, tutti mutilati. Molti abitanti mancano ancora all'appello. Poi mandaci il profilo nuovo, Raff, così ti riaggiungiamo. Sì, sì, l'ha detto. Ah, ok, scusate. Hello? Anybody there? Ah, ok, perfetto. Ci sono le blatte? Oh no. Guarda quante. Are we awake? Is everyone else all right? The city. Whatever are you talking about? You are the only soul here right now. Quanto sei lenti, comunque mica mi ricordavo. È abbastanza. È veramente tosta, eh? Esatto, come i ratti. I ratti sono carini. Piuttosto che le blatte e tutto, penso. Giusto i ragni sarebbero peggio. A hospital. This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized. I'm afraid I cannot answer that. Please, sign in here. Without signing in, there is no way to ensure your future memories. Ah no, si salva così. Sì. Allora tu mi prendi in giro. No, ti dicevo però. Ci sarà un salvataggio automatico, perché se dobbiamo staccare non io è che io posso tornare qui e salvare. Perché io ti ho chiesto se era quei grammofoni o quelle cose della musica e tu mi hai detto sì. Esatto. Mi hai tratti male. Madonna. Mi menti. In realtà Matt... No. Cioè, sì, ma no. Bravo. Bravo, bravo. This way, please. Dobbiamo un attimo superare questa fase, perché sennò camminiamo sempre male. Anche se ci stiamo già riprendendo. Smells like medicine. Veramente, smells like medicine, odora di ospedale.
la traduzione. Grazie mille, vabbè, adattatori. Non ci trovo. Ti piace? È carina. Guarda che bella. Right. Please relax. Please have a seat. What the hell? You mustn't fight it. This is for your own good. No. Stop. No, non mi è arrivata, Raf. E così? Stavo controllando. È come ci si potenzia nel gioco. Con questa sedia terrificante. Mettiamo i succhetti nel cervello. Il gel verde può essere usato per migliorare i parametri di ogni abilità. Così sblocchi le abilità. Esatto. Esattamente. E le potenze. Con delle scosse elettriche. Con l'elettroshock. Molto meglio, sì. Ma sono crazy? Now what makes you say that? Facciamo mancare niente. Va bene, va bene. Maledetti! Maledetti, eccoci qui. Maledetti, peccato, perché non solo non ti aiutano con questa questione del fatto che ti hanno fregato l'account, no? Ma mi devi pure far fare un account da capo. Mi metti anche le limitazioni, maledetto. Shit. What the hell is going on? Capitolo 2. Quel che capito? Quindi noi non eravamo veramente. O con questo era la tipofobia. Questo cosa? Questo cuscino, possiamo far venire la tricofobia. Ti ricordo come si chiama. Sono paura dei buchi. Il quartiverso, esattamente. Tra l'altro potevo tenere premuto A per vedere qualcosa e me lo sono perso. E che cazzo era? Infatti meno male, l'altro. Se poco lo hackerano a me, io non lo riapro mai più Instagram. Giusto ieri ho finito di sistemarlo. Tutto carino. Queste sono questa è la sostanza per potenziarsi, che dovrebbe essere un cervellino sotto. Brains. Qualcosa. Non è ben chiaro. Era tripo. Infatti ho detto tripofobia, poi però mi è venuto il dubbio. Seguiamo il sangue, che è sempre un'ottima cosa. Matt, mi sa che sei un po' indietro comunque. Ottima scelta. Ah, ok. Perfetto. Corpo a corpo. Y attacca i nemici corpo a corpo, a mani nude o con un'arma. Come gli anziani, Matt. È proprio noi. Abbiamo un animaletto. Questo è un animaletto, guarda che bella fine. Non sono molto d'accordo. Non fai bene, Matt. Male. Fatto. Mi sono ciancicata la guancia. Non a terra. Strillerei poco il castigliano. Un forestiero. Che sta facendo quel signore? Mi viro a morire. Sono molto affamato, non credi? Ma posso picchiare? Ma vado a chiedere informazioni. Signore, perché non posso picchiare? Signore, cosa sta facendo? E abbiamo il classico rimando
fa un altro videogioco. Non capivo. Questa è proprio la scena del primo. Madonna, come core. Questi corrono. Bonk. The Bonkest. Conley. Cosa non mangerà mai un castigliano? Assassin's Creed. Esatto. Non mangerà mai un castigliano. Però come è morto tutto storto? Vabbè, abbiamo appena ucciso chi ci ha salvato. Non era più chi ci aveva salvato. Non si rompe questo. Questo scivolo. Ah. Siringa. Sta già ricevendo critiche? Come mai? La provenienza del medicinale. La crema catalana, ha ragione. Cosa? Cosa non mangerà mai castigliano? È giusto. La provenienza del medicinale contenuto in questa siringa da viaggio è ignota, ma ripristina discretamente la salute. Capito? Non sappiamo che è, ma ce lo iniettiamo. Nel dubbio, sempre, no? Ma perché dicono che è brutta? Ma scusa, cosa hanno visto fino ad ora? Nei trailer. Non si potevano lamentare prima. Sarebbe strano se non le ricevesse, sono d'accordo. Per come vanno le cose vero, oggi, vero, tutto vero. Riceve critiche, quindi. Molto vero. Sono sempre più dell'idea che le cose vanno provate da sé. Aspetti, ma la usiamo la siringa? Sì. Ma ha detto che si usava? Oh no! Ah, la barza, aspetta che capisco come oh, ci si cura. Oh no! Giocando a 1080p la grafica risulta sgranata. Che cazzo? Vai. Non mi ricordo come si usa la... La, il triangolo? Non me la sta usando, forse devo andare in un menu. Faccio un menu. Ma crocca. No, se c'è scritto qualcosa. Prova, no? Prova nelle opzioni. Nei comandi. Sì, no, ma ci deve essere la combinazione rapida, ma che è? Premi usa la lanterna. Ah, posso spengerla. Posso anche mettere via la pistola, non so a che pro. Ma c'è la barza da leggere. No. Alexa, scegli un numero da 1 a 485. Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio fugga la mia ronda. E se qualcuno nell'oscurità si perde, si guardi dal mio potere la luce di lanterna verde. Va bene. L'abbiamo letta tutte. Stai cambiando, stai... Sì, perché l'abbiamo letta. Stai barando, Nino Nino, polizia, arrestatelo. Nino Nino... No. Una moglie scopre che il marito ha un amante da qualche anno. Incazzata nera aspetta il rientro del consorte e gli fa una scenata con i fiocchi. Tu e quella sgualdrina! Come hai potuto tradirmi così spudoratamente per tutto questo tempo? Scusami, cara. Hai tutte le ragioni. Avrei dovuto dirtelo, ma... Cerca di replicare timidamente l'uomo. Insomma, dovevo mantenere il segreto, sennò quella donna avrebbe perso il posto di lavoro. Ah sì? E tu le hai creduto, immagino. Certo, è la nostra babysitter. Oh, vabbè. Che ridere. È veramente... Vabbè, è bello che tu comunque le presenti come barzellette queste, perché tutto sommato... Cristo. Non fa nemmeno ridere. Sono indignatissima, raga. Non esprimerò mai più nulla. Oh mio nulla. Dio, che paura che mi ha messo. È lì che ti aspetta. No, non avrei apprezzato me. No, 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 ragazzi, perché la mia era una cosa seria. Si può prendere sotto gamba. Esatto, non potete prenderla sotto gamba.
E là? Hurts! Hurts! Whoa! Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? Sta fuori quello. What the fuck? Sta fuori. Disarmare le trappole. Tieni premuto A, disattiva trappola. Ah, perché c'è una trappola? Non l'avevo notata. Io ci sarei corsa incontro, sicuramente. Tanto 100. Pezzi di trappola ottenuti. I pezzi di trappola servono a preparare dardi per la balestra Agonia. Si usano nell'inventario. Disse il maiale alla gallina: ma tu non sei quella di ieri mattina. Disse la gallina al maiale annoiato: ma tu non sei quello dell'anno passato. Che bella. È una poesia meravigliosa. Leslie. Scattare. Tieni premuto LB. Scatta, consuma energia. Ma se consuma energia, perché dovrei farlo? Non lo faccio. Quasi commovente e molto profonda. Vero. Sicuramente migliore di quell'altra. Sono d'accordo sulla prima cosa che hai detto. C'è un carro? Lo mandiamo in Ucraina? Ti prego, le cose politiche non mi far parlare. Non voglio parlare di queste cose. Usare i fiammiferi. Avvicinati a un nemico a terra e premi B per bruciarlo e distruggerne il corpo. Consumerà un fiammifero. Se nemici dello stesso tipo sono abbastanza vicini tra loro, puoi bruciarli con un solo fiammifero. Puoi bruciare altri oggetti oltre ai cadaveri e ai nemici. Questa è un'altra meccanica che arriva direttamente da Resident Evil, dal primo Resident Evil, in cui bisognava bruciare i corpi. I fiammiferi di merda. Ne trovi uno in tutto il gioco. Vale la pena farlo? Non saprei. Diciamo, dovrei farlo per amor di scienza e conoscenza. Faccio. Secondo me non ha senso. Solo per farvelo vedere. Così i nemici non possono tornare. C'è il villain del drago. Sono triste. Sono molto triste. A proposito, metto una cosa seria. Ma lo sai come si chiama il drago, quello lì che è stato accertato? La cui esistenza è stata accertata? Io sono stanca di voi. Voglio cambiare fidanzato, voglio cambiare amici, voglio cambiare tutto. Si chiama MRX. Basta, raga, non vi parlo più. No, non c'è niente da ridere, guarda, veramente. Sono proprio triste. Ecco, appiccia questo e datti fuoco. Così almeno risolviamo tutto. È per bruciare le streghe. Ma quello è per bruciare le persone brutte come te. Hai appena creato una lore pazzesca del canale. Sì, perché io vi confido i miei crucci. E le mie convinzioni. E noi ci prendiamo un gioco di te. Infatti, non vi meritate nulla. Questa è la grande realtà. Anch'io, Matt. Un giorno ti tirerò un pugno così forte che ti trasformerò in Sabaku. Questa è la cosa più bella che abbia letto da una settimana a questa parte. Addirittura. Meravigliosa. Ah, ci siamo. Specchio. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è il più bramoso del reame? Gli specchi di Madison. Ma è uno specchio normale, non succede niente. Ma che dix. Diario di Sebastian Castellanos, novembre 2004. Finalmente il distintivo. Detective Sebastian Castellanos. Mi piace. Mi sembra di averci messo una vita, ma dicono che io sia stato uno dei più veloci a scalare le gerarchie.
Non vedo l'ora di iniziare. Sono certo che come detective sarò meglio che come sbirro. E non dovrò più indossare quella dannata uniforme. Anche l'aumento di stipendio non è male. La polizia ha bisogno di aiuto. Ultimamente i crimini sono aumentati in maniera preoccupante. Crimson City è la mia città ed è mio dovere proteggerla. L'unica parola che riuscirei a dire sarà welcome back. Come chiesa a Bagumat? Madonna, recentemente mi è ritornato su Facebook. Un memino di un sacco di tempo fa. Mi sa che Sabago era appena uscito fuori. Ma perché mi devi mettere le mani nelle costole? Che dolore. Sabago era appena uscito fuori, più o meno famoso. E è un personaggio di YouTube. Sì, è uno YouTuber. Uno YouTuber. Semplicemente. E il memino era praticamente napolitano, non so se te lo ricordi, napolitano che giocava a Dark Souls. No. E si presentava e faceva... Ah no, mi sa che l'avevo fatto io tra l'altro, perché l'avevo scritto, cioè non ho fatto un memino, però l'avevo scritto il testo. E dicevo tipo, sono napolitano of the desert, una roba del genere. No, sono napolitano, no, Giorgio conosciuto come napolitano of the desert sul web, esattamente come dice lui. Le costolette di drago, no, Matt, no, no, no. Buona. Ecco perché si sono estinti. Siete stati voi. What the... Back here again. I must be losing it. I'm losing it. La disco. Mi ha ricordato quando ero giovane. Siamo pappati con la salsa bibi. Molto. Sono molto triste. Eccoci tornati. Vedi che c'era qualcosa con la musica per tornare qui. Dream, mi ricordavo. Whatever is the matter. Whatever is the matter. Che non sto capin cazzo di quello che succede. Ecco che succede. Signorina, lei cosa fa questa sera? No, aiuto. Piccolino. Un video su YouTube di Yotobi che per culo un po' Sabaku sulla blind di DS2. Bravo. Bravo. Gallina. Scegli il villain del drago, gallina, è uscito. Aiuto. Lì più era Joy, esatto. Serial killer a piede libero. E tu? Le vittime sottoposte a interventi chirurgici. La polizia sembra convinta che si tratti di un serial killer. Si segnalano persone scomparse in vari villaggi della zona. Va bene, Raf. Non suona questo grammofono. Missing. Leslie. Si segnala la scomparsa di Leslie Winters. Withers. Oh, Withers, no, mi è rimasto in mente Ethan. Il paziente psichiatrico Leslie Withers è scomparso dalla sua cella al Beacon Mental Hospital. Al Beacon. Al Beacon. Che buono il Beacon, ragazzi. Ho una voglia di colazione americana. Mamma mia. Allora, potenziamoci un pochino. Oh, strapazzate pancetta. Qui c'è una voglia di potenziarsi che sa portare via. Però. 1000 punti. Attacchi, allora, secondo me. Possiamo potenziare le abilità, le armi, no, e la riserva. Non è vero, punti richiesti 2000. E possiamo, nel senso, abbiamo queste tre possibilità. Cosa possiamo fare? Cadenze di tiro. A posto. Io mi terrei ancora per potenziare qualche abilità. Non voglio sprecare adesso subito i punti. No, Raf, mandalo sul gruppo di Telegram. Infatti stavo pensando quello. Che, se no ce lo perdiamo nell'etere poi il video. Sta per starnutire, Martino. Sta per starnutire una creatura. Niente. Tornerà, ecco, io.
Come nascono i draghi, esattamente così. Basta, basta. Basta proprio. Non saprei niente qui. Sono proprio nervosa. Ora, sono ora, specchio. Ora mi arrabbio. Sono arrabbiata. Sono arrabbiata. Oh, che paura. No, sei tutta una... ma sei tutta fuori, non si vede nemmeno. Che tragedia. Me lo potevi dire prima. Ragazzi, non ve lo posso far vedere ingrandito perché è un casino. Cassimile degli abbracci. Dopo ce lo guardiamo, Raf. Profilo. Vabbè, possiamo uscire. Non ho combinato nulla, praticamente. Andiamo bene, l'acute di Castellanos. Acuto? No, l'acute. Ma lui è acuto. Questo è il suono della... Del sollievo, della bontà, di tutto quello che di bello possa esistere. Perché dopo le fasi in cui sei tutto sporco di sangue, hai fatto un casino per cercare di sopravvivere e tutto il resto, senti questo e dici: cazzo, sto andando a salvare. Non è che hanno copiato anche le ambientazioni di Re 4? Ma è lui. E il papà quello è, quindi. È lui. Ha preso giustamente a quello che si c'era di buono. Si è autocopiato, insomma. Ha preso quello che c'era di buono e l'ha utilizzato. Anzi, qua si può fare questa cosa che Re 4 non si può fare. Almeno in quello originale. Anche se è molto lento, eh. Forse si può aumentare l'abilità. Ah, visto bene, c'è uno che si è nascosto e quello gli picchia con la porta. Vengo a prendere, bro. Uccisioni silenziose. RB più A, uccisione no, silenziosa. Sono già le 11:15. Abbiamo iniziato tardi. Ma, scusa? T'ha visto. Ma che cazzo? Secondo me quelli che hanno fatto questo gioco sono quelli licenziati da Capcom. No, ma anche sì. Vado? Sto stronzo si gira. Vai via. Vado. Lui è consapevole che ci sono. Anche cercando. Bonk on the head. Do fuoco? Bel falò. Ma anche no. Ma io non mi ricordo. Why not? Se tornano in vita. Ma perché io devo dare fuoco? Non mi ricordo più. Nel senso, se io resto qui mezz'ora, lui torna in vita. O è solo torna in vita più avanti? Non mi ricordo niente. E io mi ricordo che nelle aree dove ripassi spesso, cioè quelle un po' più aperte, no? Dove ti capita di ripassare ritornano nello stesso punto. Eccolo, eh? No, è Ragdoll. Mi pare che si rialzavano. Però nelle aree così, non, secondo me, non ha grande senso. Proviamo a stare mezz'ora qui, mi sembra una bella idea. Possiamo analizzarlo. Hanno fatto bene, bisogna sempre vendicarsi. È un sorriso quello? Guarda, sta posando. Fog. Ha delle coltellate, eh? Non solo. Ha delle budella di fuori, tipo, per dirne una. Ha le budella di fuori, ha la costola rotta. Esatto, copertina di Fog. Ha dei cappi intorno alle caviglie. Non sono cappi, sono intorno alle caviglie. Adesso puoi fare sabato. La lore del modello. Ah, ma io ho ottenuto dei proiettili. Posso caricare. Come si carica? Quadrato. Ah, ma è Leslie. Leslie, torna qui. Supera gli ostacoli attraverso le finestre. Insultiamo Leslie tutti insieme. No, non lo insultiamo. È albino. Lo insultiamo e come, guarda. Ah già, che io ho la lanterna. Madonna, non so, non mi si sta portando via. Ti ha messo agli atti che questo gioco annoia a morte Martina.
sono stanca. Di questo gioco? No, sono stanca. Dici, usciamo da queste discriminazioni. Sì, erano i collezionabili, però. Mi sa di sì, dagli una pugnalata. Ce l'ho pugnalata. Vabbè, dagli una botta. Devo. Allora, non si possono dire certe cose delle immagini sacre, ok? Non te lo permetto. Come una prostituta qualsiasi. Non te lo non permetto. Ho capito. Sì, no, poi oggi ho accompagnato. Allora, non so se l'avevo già detto, mio nonno c'ha la maculopatia e sta facendo delle punture intravitreali agli occhi. E oggi è stato uno di quei giorni in cui l'abbiamo accompagnato. E quindi sono distrutta perché ti fanno aspettare lì 60 milioni di ore. Poi ti danno l'appuntamento per 1:30. Lui tra l'altro ha 92 anni, quindi ha la precedenza. Però ti danno l'appuntamento all'1:30. E poi magari ti hanno cominciato a chiamare alle 2:30 oggi. Quindi sai, un'ora lì a vuoto. E poi devi... Per fortuna mio nonno è sempre uno dei primi, perché essendo anziano ha la priorità. Però, cioè, stancante comunque. Arriva fino a là. Pure che ci andiamo in due, perché ci andiamo di solito io e mia zia. Pure che ci andiamo in due, comunque è stancante. Poi l'ansia, perché ha avuto dei problemi con le prime punture. Gli hanno fatto un sacco male. E... No, poi tra l'altro l'ospedale è una merda. Quindi ragazzi, ne è poco contento. Infatti non so, Raf, perché la telecamera faccia destra e sinistra. Non ci avevo neanche fatto caso. Madonna, è il caramello. Mamma mia. Mira automatica. Mira quando sei entro un determinato raggio dal nemico. Finché tieni premuto il comando, miri automaticamente al nemico più vicino di fronte a te. E vai. Quindi niente. E io posso dare fuoco alle palle? Sì, a quanto pare sì. Infatti lo diceva che puoi dare fuoco anche altre cose. E che pro? Non lo so. Ma diciamo che li vorrei uccidere stealth. Quindi niente, questa cosa di nonno. E quindi tutte le volte, cioè, dato che ha avuto problemi con l'anestesia, no! Una volta è sprecato. Ho sbagliato tasso. Abbiamo, ogni volta ci dobbiamo raccomandare, dobbiamo stare attenti che comunque capiscano che lui ha bisogno di più anestesia. E stiamo poi con l'ansia perché siamo con l'ansia perché magari non gliela fanno. Poi, cioè, lui poi giustamente dopo quella volta non è che ci torna di buon grado, perché dice ma io ho 92 anni, non me ne, chissà quanto mi rimane, non mi va di fa sta roba, perché è veramente, veramente una merda. Cioè ti fanno delle punture nell'occhio, è brutto, per carità. Però manco può rimanere cieco, perché comunque lui sta bene tutto sommato. Non prende una medicina, prendo più medicine io, per dirti. Quindi non puoi rimanere cieco se stai bene, non sai quanti anni comunque ti hai ancora da vivere. E quindi niente. Ma porca di una puzzetta ladra. Quindi niente, ogni volta è un'angoscia. Beh, ladra, mi ti gonfia. ti gonfia proprio. Pure sprecato un colpo, un tra disastro. L'altro, tra l'altro, l'oculista che doveva beccargli sto problema è lo stesso nostro, quindi abbiamo detto ok, cambiamo l'oculista. Quindi io, stamattina mi sono messa a fare tutto un giro di chiamate per cercare un oculista buono che abbia dei prezzi che non siano fuori di testa e che riceva nei giorni in cui non siamo troppo impegnati. E quindi mi sono fatta il bucio di culo a chiamare gli ospedali e gli studi medici. Il bucio di culo andare in ospedale. Sto stanca. Questo è il risultato. Qua sotto c'è qualcosa. Signora? Sì, non vedo l'ora di andare a dormire, guarda. Però. Vorrei curarmi. Signora?
Ieri invece ho mandato i primi curriculum. Curricula, sarebbe più. Però abbiamo deciso che i plurali delle altre lingue non funzionano, quindi curriculum. Curriculi. Curriculi, curricula, curriculi, curricula. Spero di trovare un buon lavoro. Una cosa super onesta, cioè, tranquilla. Allora, no. Perché? Perché la... mia madre fa la babysitter, lo ripeto. Capito, per non la... non l'ha fatti con Europass perché la mamma fa la babysitter. No, sto spiegando una cosa, devi farmi finire. E... l'avrò detto un migliaio di volte, vabbè, lo ricontestualizzo. Spero che prendi la trappola in faccia, guarda. Impari. E la tipa, la mamma dei bambini che lei guarda, è una... una che lavora alle human resources della Phyllis Morris, come si chiama quella azienda di Morris. Bravo, quella di sigarette, insomma. E quindi mi ha dato dei consigli su come fare un curriculum fatto per bene e mi ha detto: guarda, io tendenzialmente quando mi mandano i curriculum europei li scarto. E quindi ero tipo ok. E mi ha... mi sono tenuta anche la versione europea per quando me la richiedono nello specifico, però tendenzialmente ora sto mandando l'altro perché è molto più carino, effettivamente. È molto più... è più personalizzato. Cosa contiene tutte testa, le... cioè, che questa scarti i curriculum europei perché dice che sono noiosi, da vedere, è una follia proprio. Però effettivamente è molto più... molto più definito. Cioè, è... a colpo d'occhio le informazioni che servono. E cioè capisco un po' lo capisco. Non lo capisco perché poi alla fine se una persona è competente la dovresti prendere in considerazione a prescindere e non ti devi pesare il culo. Però è molto più a colpo, molto più diretto, capito, la struttura di questo. E questo è ancora di più. È tipo un biglietto da visita ma grande. Me l'ha fatto sviluppare un po' così. Ed è fatto molto bene, secondo me. Nota dalla città sul lago. Quando hanno costruito un faro sul lago? È sempre stato lì? Il fascio di luce mi illumina, mi attraversa. Ogni volta è come se portassi via qualcosa di me. Ma non so mai dire cosa. Eccolo lì il faro. Sì, è molto particolare. Guarda come gira. È molto particolare, però è molto, molto, molto carino. Devo dire. È la stanza di prima. E infatti sono contenta. Poi tra l'altro è stata caruccia perché si è anche offerta di mandarlo a una specie di agenzia interinale che lavora per queste grandi aziende, in modo da poter vedere se magari... può mandare il... cioè possono gestire il mio curriculum per mandarlo a chi ne avesse bisogno, insomma. E una volta mandai un curriculum a un locale che stava aprendo e mi dissero che ero troppo preparato per lavorare con loro. Anche la mia migliore amica ha avuto questo tipo di problema. Spesso le dicevano che era troppo qualificata per la mansione che richiedeva e quindi fondamentalmente dicono no. A me è una cosa assurda. Mi hanno mandato via da Tecnocasa dicendomi la stessa cosa, che ero... che mi esprimevo troppo bene. Una roba fuori di testa. Fuori di testa. Avevo troppa esperienza, incredibile sta cosa. Che poi mi hanno mandato via, non è vero perché sono io che sono andato via. Mi avevano offerto di fare un altro... la puttana. Un altro periodo, ma... pareva chiaro che non c'era... per la mia migliore amica, per esempio, no. Cioè, per Veronica non era tanto una scusa, è che lei aveva una qualifica troppo alta, l'avrebbero dovuto pagare troppo per quello che poi effettivamente era il contratto che loro avevano in mente di farle. Questo è il motivo per cui non hanno preso lei, perché avrebbero dovuto farle un contratto più vantaggioso di quello che volevano fare in realtà. Cosa che a loro non serviva, perché comunque gli serviva una persona che fosse più merda di quello che era Veronica. Ma quella è una freccia nella testa, guardalo.
L'annuncio c'era scritto: cerca di personale meglio se con esperienza nel settore. Beh, infatti voglio dire, quando si parla di locali in cui bisogna cucinare barra preparare i drink, non vedo come possa esserci una troppa preparazione. Cioè, meglio è se assurdo, con esperienza, no? Ma non eccessivamente. Un conto è tipo nel caso di Veronica, però. No, non credo. Non credo, credo che loro siano comunque obbligati a proportelo. Il contratto è tuo a quel punto, non è che gli dici no. Cioè, chiaramente se tu mi proponi un contratto più vantaggioso io non sono cretina. Però siccome loro sono obbligati a proportelo, a quel punto, per una che è meno qualificata, così la devo pagare di meno. Lei si occupa di traduzioni fondamentalmente. Ma gli ho fregato la torcia. Che comune, sempre comodo. La prossima volta scrivo che non ho mai lavorato. Beh, è assurdo, ma anch'io ho praticamente cancellato buona parte della mia esperienza lavorativa perché non era inerente ai settori che sto cercando ora. Ah no, me la consumo. Io in totale ho lavorato seriamente un anno, di cui 4 mesi in aeroporto e i restanti come segretaria. La roba come segretaria l'ho tolta perché non sto cercando, cioè non sto mandando i curriculum ad aziende di quel tipo che cerchino tipo front office o segretarie, e quindi ho dovuto eliminare quella parte. O almeno così mi è stato consigliato di fare. Invece quella dell'aeroporto l'ho lasciata perché comunque il settore dei trasporti può essermi utile, insomma. Cos'è questa cosa? Non so, sembra una caffettiera gigante. Vero? Questo è un samovar. Yeah. È quello dove scaldano l'acqua per fare il tè. E non lo voglio il tè. Ho iniziato a lavorare a 14 anni, adesso sono 36, con 2 anni di fermo però. Ho capito. E tutti gli altri. Con 10 anni di... No, 20 anni. No. Sì, 20 anni di lavoro. Non male, direi. Sono pieno di fiammiferi. Però ecco, ti consigliano spesso di mettere solo l'esperienza. Come si dice? Specifica per l'occupazione che stai cercando. Io non la sapevo sta cosa. Qui? Ma qui era il... No, scusa, non ho capito. Qui dove è morto? Sì, no, no, infatti Raf, ripeto, per il settore... Per quel settore in particolare, secondo me è una bella stronzata, perché è impossibile. È veramente impossibile. Più uno sa cucina, e anche il settore di drink in generale è così. Più sei competente in quello che fai, più c'è esperienza, più ti dovrebbe far comodo avere una persona che ti... Anzi, a maggior ragione per un locale che si sta lanciando. Se fai cagare da subito, la gente non ci torna mai più. Se invece fai una buona impressione, la gente torna. E voglio dire, a te serve di far clientela se sei appena aperto. Infatti. Non capisco se sto andando avanti qui o meno. Provo a tornare di là. Infatti è assurdo. Che buoni marshmallow. Tutta la mia vita. Ne dai uno. Voglio condividere con te. Ma sono i miei. Ma guarda te. No, grazie. Tiro fuoco? Mm-hmm. No. No. Frammento mappa 2. Oh no, è il primo? Non lo so. Abbiamo perso, questi erano in ordine se non mi ricordo male. Non ho idea.
Ale l'altro giorno si era messo in testa che mi doveva iscrivere a Masterchef. Cazzo, se ci provi ti lascio. Ma io ti iscrivo, forse non hai capito. Cioè, la mia non è una proposta, ti iscrivo proprio. Ma che, chi è capace? Non sono capace. Ma che vuol dire? Fai la prova e basta, e poi torni a casa. Ti fai insultare da Cracco. Ma perché? Non c'è manco più Cracco, non ci voglio andare. C'era Cracco pure pure. Un piano di roba. In realtà io so cucinare molto bene, secondo me. Però è una cosa personale, chiaramente. Però bisogna vedere se sei capace secondo Cracco. Esatto, però non credo di potermi avvicinare minimamente a gente che comunque studia la cosa, la faccenda. Questo non è un documento, scusami. Chiaramente un documento quello. Alla fine è stato l'anno più divertente da quando ho iniziato a lavorare. È bello. È bello quando ti dice culo che trovi un lavoro figo e ti fa stare bene. Beh, lavoro con veramente quella voglia di andarci. Io l'ultimo 2 mesi in aeroporto sono stati così per me, perché facevo un orario fighissimo. Io mi vorrei iscrivere solo per ricevere una paccata che andava al ciolo. Non è male. Non è male. Facevo sempre 18 ore X in cui decollava l'ultimo volo. Ed era meraviglioso perché avevo tutta la giornata libera. Mi facevo almeno 2 ore di notturno, perché il turno minimo era 18-22. E guadagnavo uno strapacco di soldi per 4 ore al giorno. Era meraviglioso. Però è durata poco. Attento, ma. Ma pazzi? Ha visto. Vieni, vieni sui taglioli, stronzo. 18:30 del mattino, mamma mia. Poverino, è rimasto intrappolato sulla tagliola. Però ti dirò, 18:30 del mattino molto meglio rispetto a quando facevo il notturno io in segreteria. Facevo 23:07 di mattina. 23:07 di mattina, raga, vi giuro, a una certa esci matto. Veramente matto. Poi magari staccavo un giorno e il giorno dopo dovevo fare 6 del mattino o 2 del pomeriggio. Cioè, era un incubo. Mi piaceva un sacco fare quel lavoro al parcheggio, però i turni erano improponibili. Non mi facevano vivere serenamente. Piao. Quanti corpi ci stanno? Abbiamo fuoco? Sì, vabbè, di solito. Ma vedi che erano vivi sti stronzi? Certo che sono vivi, sono tutti vivi. No, perché non si sono alzati. Però non capisco, non capisco. A parte che ti danno la cosa, quindi conviene comunque. Infatti. Però non capisco mai quando si rialzano. Pure da noi di solito sono le 9:30, le 10. Poi dipende pure un po' da quando si cena. Comunque di solito al pub ce l'hai dopo mangiato. A meno che non ci ceni, insomma. Secondo te ci passo sotto? Dici di no? Per qua. Allora. E qua dentro? Altra trappola. Forse lo posso attirare, però. Però non la fa scoppiare, ti servono i materiali. Vabbè, un attimo, da giù. Siamo? Amico? Amico! Se avessi una bottiglia, lo attirerei. Oh no. Amico? Ero super conosciutissimo. Nel giorno libero giravo per gli altri locali e sembravo un VIP. Figo. È figa sta cosa. Ma dove è andato, scusami? Sta facendo il giro per incularti da dietro. Immagina adesso mi becca da dietro e mi fa finire sulla trappola, sarebbe incredibile. C'è riuscito. Me lo dai vicino, ma. Ma lui in teoria è dentro. Sai che cosa ho scoperto? Che qua mi viene sempre un punto nero. Sempre nello stesso punto. Non so. È un sacco curiosa come cosa. Per qua. Per
forse è infinito. Possibile. Possibile. Mi fa pure male perché è proprio nella pieghetta. Fa super male. Che succede, amico? Ma perché mi è caduta la torcia? Oh, non volevo romperla. Ho quasi finito i fiammiferi. Dov'è la mia torcia? Continua a sprecarli. No, volevo prendere la torcia in realtà. Tra l'altro puoi dargli fuoco, no? In che senso? Ti ricolpisci con la torcia, non gli puoi dar fuoco. Ma ha un solo utilizzo. Ah. E è come se usassi un fiammifero. Ok. Ammazza che occhio, bravo. Bravissimo. Ma tu non sei quello che lavora lì. Potresti farci una consulenza che abbiamo. Che abbiamo da poco. Abbiamo aperto da poco, ok. È per quello che dico che più esperienza ha una persona del genere, specialmente nei casi in cui si apre da poco, più farebbe comodo invece. Salire? Credo. No, sarebbe stato bellissimo. Tutto rotto. Nella zona sono stato il primo a proporre le patatine fritte con sopra un formaggio. Madonna, che buono. Buona fame, ragazzi. Devi il ciclo, sto impazzendo. Mi mangerei tutto, mi mangerei. Formaggio sciolto e le salse. Guarda, c'è un'altra caffettiera. Che mangiamo sabato? Non lo so. Caffettiero? Non lo so. Adesso è super copiata la cosa. Sì. Buono, mamma mia. Bottiglia. Anche perché il salatino della salsiccia dà tutto un altro verba alle patatine. E il formaggio è buono. Faccio a prescindere. Come mai il cuscino è da piedi? Il cuscino? È da piedi. Non lo so. Forse è per l'orientamento della casa. Porta sfiga a dormire. Per il feng shui. Venga. Ok. Uno dei primi a fare panini piedini vegetariani fatti bene. E ce ne vuole, Non utilizzare. No, ma cioè è giusto. Se è un dato di fatto, c'è poco da fare. Non è un vanto, voglio dire, se una cosa ti riesce è giusto che tu dica che ti riesce. Non è mica un vanto, è un dato di fatto. Quasi. Ma no, era una lanterna. Ah no, che paura. Era una lanterna. La fregati. Neanche troppo verde. Anche perché comunque fa la roba vegetariana fatta bene, è difficile. Cioè onestamente è come correre una maratona con una gamba in meno, eh. Ultimamente io mi sto sbizzarrendo con un sacco di risotti vegetariani. Ma perché mangio troppe proteine animali? I feel like I'm being pulled just looking at it. Guardi troppi film dell'orrore, Castellanos.
Merito anche del mio datore di lavoro che propone gli hamburger di legumi o di soia. Ah, va bene, tanto qualcuno che comunque li... Poi se sono buoni in particolare, magari pure uno che non è vegetariano li prova, per curiosità. In realtà la cucina vegetariana può essere buonissima anche per... tralasciando insomma l'ideologia. Però le cose devi saper far bene, perché obiettivamente è molto più difficile cucinare un qualcosa di buono con le sole verdure o massimo derivati animali. Obiettivamente è veramente tosta. Però se lo sai fa vengono cose veramente buone. Ripeto, tralasciando poi tutta la questione ideologica dietro. L'hanno migliorata la grafica? No. È proprio quella originale. Poi vabbè, sul PC lo puoi pompare un po' di più chiaramente, però è... Sì, però... È gioco base. Era quella la domanda. Il migliore era un panino col salmone affumicato che andava alla grande, te credo. Forse, no. Un frascheggiare. Io senti una battuta molto carina. Lo sai com'è morto Re Artù? È caduto dall'Excalibur. Bei tempi. Quelli in cui non conoscevi Gio. Ecco quali erano bei tempi. Sai se io continuo a massaggiarmi le spalle e la schiena, ma sto morendo. Quasi. No, Martina, come ti percula che è scritto madre. Ti dice quasi. Quasi, obiettivamente quasi. Good God. 4 anni, 1 mese e 20 giorni, 1 ora sprecate. Just keep doing what you're doing. Oh mio Dio, quanti sono. Guarda che macello, tra l'altro. Cosa ci fa uno sputo sull'Excalibur? Ma che cazzo, mi hanno visto tutti? 4 anni persi, sì. Cosa ci fa? Cosa ci fa uno sputo sull'Excalibur? Ma quanti sono? Levati! Ma secondo te devo farli fuori? Salì, Babur. Veramente... Veramente troppi, cazzo. Scappo, io scappo. Che era previsto che scappassi allora. Oh, che dropkick! Bravissimo! Oh, ma noi siamo Castellanos, eh! Cosa fa? Dove corre? Via, possibile! Ma no, la torcia! La torcia è in fuga. No. Come? Sbagliato. Di scalare i muri tra Messico e USA. Toberado. No, ancora un quarto d'ora. Va bene, Raff. Ciao, Raffone, grazie buonanotte. Mille della compagnia come sempre. Buoninotti. Buoninotti. Alla prossima, Raff. Buonanotte. Ma in realtà mi sa che ci fermiamo qui anche noi. Ah sì? Sì, perché devo andare a mettere sulla lavastoviglie. Bisogna preparare tutte le cose delle mine. Così fa troppo tardi. Il cuscino di memory. Ah, e mo bisogna pure capire dove cazzo sta il coso che stava sopra, il copricuscino. Esatto. Pensavo l'avessi tolto tu. No.
bene. Ti sta piacendo, Matt? Cosa ne pensi? Tu che non sei amante degli horror. Cavolo, sì, sì, andando a me. Ah! Così, voglio avere un'opinione esterna. Vabbè, da chi non apprezza però, gli horror. Per ora, cioè... Vabbè, però se hai visto già qualcosa di interessante. Però è fattibile. Ma è, non è... Cioè, nel senso... Più o meno è su questo livello. Sembra un misto di tanti giochi. Lo è. E preve, lo è. E come si sono evoluti nel frattempo, sì, gli ori. Va bene, e dai, perfetto. Sono contento comunque che per ora sia fattibile. Belli di casa, ci fermiamo qui. Ci ribecchiamo sabato pomeriggio. Eh? Sabato pomeriggio, così andiamo avanti. E ci facciamo un sabato horror di quelli fatti bene, bellini bellini. E basta, fate i bravi. Grazie Matt per averci fatto compagnia fino ad ora. Garzoncelli amiosi. Buonanotte. Grazie anche a Raff per esserci stato. Cardoncelli, come funghi, grazie mille. Cardoncelli. Che buono. Grazie a tutti, a mercoledì. A sabato. Ah, e un appello a Keymailer che non mi manda più nulla. Vi prego, mandatemi qualcosa. Perché insomma, tipo The Callisto Protocol, per tipo, dire. Per se me lo mandaste sarebbe un'ottima cosa. Sabato. Così. Un consiglio. Prima di salutarci vi leggo una barza. No, ma perché? È per concludere la serata in maniera degna. Alexa, scegli un numero da 1 a 485. 62. Oh, che bello e breve. Sapete perché il Papa, quando scende dall'aeroplano, bacia la terra? Perché ha volato con Alitalia. Boh, pure Alitalia mi dovete insultare. Sapete perché il Papa, quando scende dall'aereo, bacia per terra? Perché ha volato con Ita Airways. Che è più moderno, capito? Più è aggiornata con i tempi. Grazie mille. Ha volato con Ryanair. Questo sarebbe una cosa. A sabato non ci arriva a terra con Ryanair. A sabato ci arriva prima, ci arriva. Con molta velocità, molta rapidità. Oh no. Buonanotte, golli, buonanotte.